Si è concluso il Consiglio dei Ministri, ha approvato diversi provvedimenti molto importanti che adesso verranno illustrati. Il Ministro dell'Interno approfitterà anche di questa occasione per, oltre che per augurare a chi le fa un po' di meritate ferie, anche per riassumere alcuni provvedimenti di questi ultimi giorni. E quindi do subito a lui la parola. Nel frattempo ricordo che il Governo ha salutato durante il Consiglio dei Ministri con grande piacere la conclusione dell'accordo Alitalia Etihad, di cui parlerà poi il Ministro Lupi. Prego, Ministro Alfano. Grazie. Oggi è un giorno molto importante perché il Senato ha approvato una riforma che cambia per la prima volta dall'epoca repubblicana in profondità la forma del nostro Stato. È un motore, questa riforma l'ha avuta, ed è stato il Governo che ha ampliato in termini molto chiari il panorama delle forze che hanno sostenuto le riforme, con una logica veramente di inclusione e di accordo con un arco ampio di forze parlamentari che oggi si è manifestato. Le riforme hanno rappresentato il motore di questo governo e questo obiettivo centrato questa mattina è veramente di straordinaria importanza, un risultato che fonderà una nuova fase della Repubblica italiana, per di più su base popolare attraverso questo referendum. È un giorno importantissimo e oggi il Governo ha voluto ricordarlo anche in premessa attraverso le parole del Presidente del Consiglio, che ha ribadito l'importanza, proprio ad avvio del Consiglio dei Ministri, di questa giornata e di questo obiettivo centrato, che era uno degli obiettivi al momento in cui questo Governo ha preso il via. Oggi abbiamo anche fissato la prossima data del Consiglio dei Ministri per il giorno 29 agosto e quel giorno si farà lo Sblocca Italia. Quindi il 29 di agosto ci sarà lo Sblocca Italia, un altro impegno che sarà mantenuto dal Governo. Ho portato durante il Consiglio dei Ministri il decreto contro la violenza negli stadi, un decreto che è stato approvato e che noi riteniamo sia molto importante. Pensiamo sia bello ricordare proprio in questo giorno in cui abbiamo approvato il decreto contro la violenza negli stadi, ricordare non solo Ciro Esposito ma anche la sua mamma, che ha dato un grande insegnamento di serenità e di pace a tutti coloro i quali pensano di rovinare con la violenza la domenica degli italiani ed uno sport che tutti gli italiani hanno sempre amato. L'obiettivo del decreto è quello di restituire il pallone agli italiani e di fare giocare tutti quei bambini che metaforicamente vogliono giocare anche loro con lo spirito nel momento in cui partecipano ad una partita di calcio. Oggi noi abbiamo voluto dire con queste regole, con queste norme, che lo Stato ha definitivamente perso la pazienza con chi vuole rovinare il calcio, lo sport più amato dagli italiani. 10 decisioni tutte importanti. La prima è l'estensione del DASPO alle persone che sono denunciate e condannate per delitti contro l'ordine pubblico, la rapina, l'estorsione e anche lo spaccio di stupefacenti. Si tratta di reati che possono determinare violazioni dell'ordine pubblico anche nell'intorno dello stadio. Seconda decisione, il DASPO è aumentato fino a 8 anni per i recidivi, cioè per chi reitera questi comportamenti violenti. Non esisteva la recidiva. Decisione numero 3, il DASPO al gruppo, il DASPO al branco. Questa è una novità assoluta che ci consentirà, per esempio, quando un gruppo attacca un blindato, di perseguire non solo quello che ha tirato il sasso, ma anche tutti quelli che correvano attorno a lui facendo da corona e aggredendo un blindato. Ma faccio l'esempio che tutti possono comprendere, perché tutti hanno le immagini di aggressioni ai blindati delle forze dell'ordine vicino agli stadi. Potrei farne altri di esempi. Altra novità è quella della possibile attribuzione del DASPO al capo del branco, quindi a colui il quale si assume la direzione di rilevanti condotte di gruppo, un DASPO che può essere fino a 3 anni. Molto importante anche l'aumento del DASPO, anche qui fino a 3 anni, per la reiterazione di violazione del regolamento d'uso degli stadi. Si tratta di una norma molto importante perché fino ad oggi era
2 anni massimo e minimo 3 mesi, quindi era una norma abbastanza flebile. Il governo con questo decreto ha inteso poi attribuire al Ministro dell'Interno il potere di vietare, un potere di divieto di trasferta fino a un massimo di 2 anni in caso di gravi episodi di violenza che siano commessi in occasione di manifestazioni sportive. Quindi sarà possibile vietare la trasferta e ciò praticamente attraverso la chiusura della curva oppure attraverso il divieto di vendita dei biglietti a determinate tifoserie. Ma questo sarà nella logica del caso per caso in ragione delle esigenze di urgenza e di cautela proprio per consentire che la partita sia uno spettacolo di cui tutti possano beneficiare. Altra importante scelta è stata quella di aggravare la pena del reato di frode sportiva fino a 6 anni di reclusione o anche fino a 9 nel caso in cui quella frode sportiva abbia alterato il gioco delle scommesse legali. Sostanzialmente per chi tarocca le partite, trucca le gare o fa un reato di questa gravità, prima la pena era davvero lieve, oggi è molto ma molto grave. Arresto differito, quindi 48 ore dopo, entro le 48 ore successive, per istigazione alla discriminazione razziale, cori o esposizione di simboli inneggianti al razzismo, in modo tale che se non è possibile intervenire in curva in un determinato momento, colui il quale si sarà macchiato di questi indegni atteggiamenti e comportamenti, l'indomani avrà al citofono la polizia che gli busserà per arrestarlo. Sarà possibile questo anche perché il meccanismo delle videosorveglianze negli stadi funzionerà. È diventato un obbligo a cui si devono assoggettare anche le squadre di Lega Pro, non solo quelle di A e di B, e quindi è un punto fondamentale e questa norma può essere consentita solo dall'esistenza delle videosorveglianze. Infine vorrei parlarvi della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per coloro che sono abitualmente dediti ad azioni di violenza negli stadi o sono stati più volte destinatari dei DASPO. Si tratta di una grave limitazione della libertà personale e si tratta di una scelta politicamente molto forte del governo, perché è una misura, quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che viene utilizzata contro i mafiosi. Noi abbiamo voluto dare la certezza a chi va alla partita che un determinato tipo di soggetti non saranno più in giro per lo stadio e neanche nei dintorni dello stadio. Ci saranno prescrizioni rigide, un potere forte nei confronti della polizia, del questore e tutto questo per dare serenità e certezza alla tifoseria sana, a tutti coloro i quali vanno a vedere la partita. Altre regole sono quelle che riguardano il no ad agevolazioni da parte delle società sportive a soggetti che siano stati condannati per reati di contraffazione di prodotti o di vendita di prodotti contraffatti, quindi niente sovvenzioni, contributi, facilitazioni, erogazioni di biglietti a prezzo agevolato, tutto questo no a coloro i quali hanno fatto contraffazione della merce, il merchandising falso ed altro. Abbiamo chiesto alle società uno sforzo per la sicurezza degli impianti, di messa a norma degli impianti, e abbiamo dato una mano d'aiuto alle società con una semplificazione burocratica che impone alle amministrazioni locali, nelle 48 ore successive alla richiesta, di dare un sì o un no alla domanda della società di calcio oppure di convocare nelle 48 ore successive una conferenza dei servizi. Ecco, questa è la scelta del governo, è una mano dura che si giustifica perché quello che è accaduto all'Olimpico non abbia più a verificarsi. È un qualcosa di molto grave ed ecco perché il nostro pensiero va alla mamma di Ciro Esposito, che ha voluto in un determinato momento gravissimo della propria vita dare una parola di serenità e di pace piuttosto che una di violenza e di rancore, motivo per cui la ringraziamo ancora. C'è un elemento molto importante: queste norme si accompagnano alle norme che sono state approvate insieme con il Ministero dello Sport, la Presidenza del Consiglio, il CONI, la Federazione Italiana Gioco Calcio, la Lega di Serie A, di Serie B, la Lega Pro, sotto l'egida dell'Osservatorio
sullo sport e che riguardano procedure semplificate di sbigliettamento, l'easy ticketing, procedure di affiliazione più facili per i club, la scelta di agevolare il biglietto per i bambini, per gli anziani, insomma una serie di regole per partecipare di più alle partite, per entrare nello stadio, altre regole per rendere più severe le sanzioni. Mi pare che sia stato un mix di interventi tra quelli figli della nostra direttiva di aprile scorso e questi di questo Consiglio dei Ministri veramente molto importanti. Tutto per dare un calcio alla violenza e per dire che lo Stato ha definitivamente perso la pazienza e non accetterà più che determinati tifosi che si dicono tali ma che in realtà sono dei teppisti e dei facinorosi possano avvicinarsi allo stadio e andare a vedere la partita. Nello stesso decreto vi è un capitolo che ha riguardato i temi dell'asilo e i temi dell'accoglienza. Sull'asilo abbiamo raddoppiato le commissioni che giudicano, abbiamo semplificato il giudizio in modo tale che non ci sia una procedura lenta per poter dire di sì o di no ad una domanda d'asilo. Questo consentirà di censire chi è sul suolo italiano, consentirà di dare rifugio ai rifugiati che lo meritano, consentirà di rimpatriare coloro i quali hanno giustificare una presenza clandestina o illegale sul territorio italiano. Noi abbiamo la scelta da fare dell'accoglienza e al tempo stesso della sicurezza, e questo è stato il punto di equilibrio molto interessante compiuto dal governo, anche con l'allargamento delle risorse per poter consentire un'accoglienza diffusa attraverso il sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Ultima norma su questo capitolo è stata quella che ha riguardato misure compensative a favore dei 13 comuni siciliani che più hanno patito il gravame, il peso degli sbarchi. Si tratta di 13 comuni nei confronti dei quali si opera una deroga e si alleggerisce il patto di stabilità. Per 13 comuni della Sicilia il patto di stabilità si alleggerisce. Si tratta di misure molto importanti che completano questa prima fase dell'azione del governo non conoscerà di fatto pausa estiva e che oggi segna un altro importante risultato, che è la chiusura dell'accordo all'Italia, di cui, come diceva il sottosegretario Del Rio, parlerà adesso il ministro Lupi. Sì, grazie. Quindi siamo molto soddisfatti, credo tutto il mondo sportivo, lo dico come responsabile dello sport, di questa misura che non allontana la gente dallo stadio, ma anzi consentirà sicuramente di poter godere, come in altri paesi civili, dello stadio in piena sicurezza. Quindi questo lavoro veramente molto utile che il Ministro dell'Interno ha fatto e che ci consentirà, credo, di riportare le famiglie, insieme alla direttiva già approvata, le famiglie negli stadi in maniera molto più sicura e tranquilla. Il Consiglio dei Ministri ha approvato anche oggi, e lo dico per introdurre il Ministro Lupi, ha approvato anche oggi i ricorsi per quanto riguarda le leggi regionali sull'indipendenza, perché il Veneto ha proposto una legge, la 16, per indire il referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto, che è in contrasto, secondo il governo, con gli articoli 5, 114, 117 della Costituzione, e quindi ha impugnato anche questa legge, non tanto perché non sia favorevole all'autonomia, ma perché evidentemente l'autonomia è una cosa diversa dall'indipendenza. E la collaborazione dello Stato è stata particolarmente utile con la Regione Veneto e con i sindaci del Veneto proprio oggi, perché abbiamo finalmente avviato con il cosiddetto Comitatone di Venezia, che io ho presieduto, ma a cui la parte più di merito l'ha fornita il Ministro Lupi. Appunto col Comitatone abbiamo avviato finalmente, speriamo, a una soluzione la annosa questione delle grandi navi che vogliamo tenere fuori dal canale della Giudecca, fuori da Venezia in maniera definitiva e per sempre, senza più discussioni, con una metodologia che adesso il Ministro Lupi vi illustra. Grazie. Allora, Alitalia e Etihad, il commento più sintetico è: ce l'abbiamo fatta, ci abbiamo creduto per 8 mesi, alla faccia di quelli che non ci credevano,
e alla fine si è fatto un accordo tra due società private. Avete visto che il governo non ha partecipato, ovviamente, come giusto che fosse, alla firma dell'accordo, ma ha sostenuto e ha fatto la sua parte fino in fondo in questi 8 mesi, perché noi riteniamo, lo ritenevamo e lo riteniamo ancora adesso, che la nostra compagnia di bandiera, tutto il settore, il sistema aeroportuale italiano, per un grande paese industriale come è l'Italia, è un asset strategico e come tale per la politica industriale doveva vedere la partecipazione del governo. Si è dimostrato, a proposito, nella settimana forse più difficile dopo i dati riguardo alla recessione, che l'Italia è un grande paese in cui si possono investire grandi risorse. 1.750 milioni di euro è l'investimento che si fa su un progetto industriale che riporterà, come è stato detto oggi dall'amministratore delegato di Etihad, la grande sfida di Alitalia ad essere, riporterà l'Italia ad essere tra le prime compagnie del mondo, ritornando sul lungo raggio, ritornando a investire sull'aeroporto di Fiumicino, sull'aeroporto di Malpensa, sul grande aeroporto internazionale di Venezia e su tutto il sistema aeroportuale italiano. È stato sottolineato non solo passeggeri, ma anche cargo. Malpensa diventerà l'hub del cargo per quanto riguarda tutto il sistema dell'alleanza, della grande alleanza all'Italia e del gruppo Etihad, del gruppo Alitalia. E mi sembra che questo sia un valore significativo. Tra l'altro devo dire che la firma stanotte dell'accordo anche da parte degli ultimi sindacati o delle rappresentanze di categoria, UIL, ANPA, CANA, Vavia, a conclusione di una lunga discussione, certifica il fatto che il lavoro, lo diciamo con molta chiarezza, lo si difende in un solo modo, dando opportunità di sviluppare imprese. Da questo punto di vista il governo ribadisce, ha ribadito nei giorni precedenti, lo ribadisce oggi e lo ribadirà nei giorni futuri, non accetta tolleranza assolutamente zero contro chi non comprende che la difesa del lavoro non la si fa con proteste incomprensibili, con disagi che vengono scaricati sui cittadini proprio nei giorni principali in cui l'Italia si mostra al mondo, e con eventuali uso di strumenti di protesta che sono non solo inaccettabili, non solo intollerabili, ma anche fuori legge. Quindi oggi mi sembra che la situazione nell'aeroporto di Fiumicino stia rientrando nella norma, ci sono ancora tantissimi bagagli che sono inevasi, queste cose non possono e non debbono accadere. La firma anche degli ultimi sindacati ha dimostrato che queste forme di lotta non sono la difesa del lavoro, sono la morte per il lavoro. Questo deve essere molto chiaro e noi su questo non daremo spazio a nessuno. Per quanto riguarda il valore, permettetemi, come Ministro delle Infrastrutture ho coordinato questo rapporto, ma senza la collaborazione in questi 8 mesi con la Presidenza del Consiglio e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e ovviamente con il Ministero del Lavoro, è stato un lavoro d'equipe che ha portato ovviamente al risultato che oggi possiamo, credo tutti, chiunque, dire che è un grande accordo, perché è complementare. Due soli dati non sono stati come esemplificazione. Quando si parla di rilancio basta vedere i numeri. Oggi partono da Fiumicino 85 voli intercontinentali con frequenze settimanali. Le frequenze settimanali da Fiumicino per voli nel mondo sono 85. Dopo questo accordo diventeranno 111. Da Malpensa oggi purtroppo sono 11 le frequenze internazionali per collegarci direttamente nel mondo, non per andare da Parigi, Amsterdam e poi andare nel mondo. Dopo questo accordo diventeranno immediatamente 25. Mi sembra ovviamente che basta solo questi dati per dire che la forza dell'accordo che è stata fatta. Sull'Europa, ultima osservazione, perché come è stato correttamente detto oggi, la firma dell'accordo è ovviamente valido a tutti gli effetti, ma come è giusto che sia ci deve essere non solo l'approvazione dell'antitrust, l'approvazione dell'Unione Europea riguardo alle regole europee che riguardano le compagnie di bandiera. Tranquillizziamo, e lo abbiamo detto in tutti questi mesi, lo diciamo anche qui alla fine del Consiglio dei Ministri, il governo è stato molto attento a seguire tutte le indicazioni e tutte le previsioni e le regole che l'Unione Europea ha messo e ha dato per quanto riguarda le compagnie di bandiera europee.
È evidente che ci sono compagnie di bandiera che reagiscono nel modo con cui reagiscono, legittimamente. È chiaro che fino ad oggi hanno avuto mercato libero. Se da domani c'è finalmente un paese e un sistema che ritorna a competere, questo fa bene all'Italia, ma fa bene all'Europa e fa bene a tutto il mondo. Ma per quanto riguarda le procedure europee, non ci sono stati aiuti di Stato e abbiamo rispettato fino in fondo, lo diciamo con molta chiarezza, le regole che prevedono ancora, come perché nella nostra strategia, il possesso ovviamente italiano ed europeo della maggioranza delle azioni, ma non solo il possesso, ma anche il controllo. Ultima osservazione, per quanto riguarda invece un altro, oggi sono tante le notizie del lavoro, si sono tutte concentrate oggi, il tanto lavoro che abbiamo fatto, perché che questo si raccolgono i risultati dopo mesi di lavoro. E pazienza e dialogo e basta avere la barra dritta e sapere dove si vuole arrivare. Il comitatone che il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha convocato oggi, era la seconda volta che si riconvocava, ha dato un'altra risposta chiara e netta di come, dove si vuole andare, ma come l'Italia non ha bisogno di che qualcuno gli richiami di fare il suo mestiere, ma lo fa fino in fondo. E tra l'altro con un aiuto forte da parte dell'azione del Governo. Come è stato sottolineato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio. È stato dato il via libera alla valutazione di impatto ambientale per la strada, la via alternativa per raggiungere la stazione marittima, impedendo così che le grandi navi passino davanti a San Marco, da piazza San Marco, la valutazione di impatto ambientale. A valutazione di impatto ambientale sarà sottoposto in questo momento, perché è il progetto più definitivo, quello che ha tutte le caratteristiche tecniche per essere immediatamente sottoposto a valutazione di impatto ambientale, il canale Contorta. Abbiamo detto che se ci fossero altre soluzioni nel frattempo che viene data la valutazione di impatto ambientale, ben vengano, siano proposte. Tempi certi per la valutazione di impatto ambientale, 90 giorni, alla fine della valutazione di impatto ambientale il progetto che è stato sottoposto ha le caratteristiche per poter essere concluso e completato entro il 1 gennaio 2016, data che ci siamo dati anche con i grandi operatori del turismo da crociera, che non vogliamo allontanare dall'Italia, sono una grande risorsa e quindi con loro stiamo concordando tutto il percorso. Quindi parte immediatamente la valutazione di impatto ambientale, contemporaneamente non vogliamo lasciare, ed è il messaggio forte che abbiamo dato come comitatone, che ha sottolineato anche il sottosegretario Del Rio, non vogliamo lasciare alla bontà degli accordi tra le istituzioni e gli operatori e le grandi navi e gli operatori del turismo da crociera, non vogliamo lasciare gli accordi ad un accordo volontario. Abbiamo deciso che ci sarà un decreto interministeriale che regolamenterà l'accesso nel canale tradizionale della Giudecca davanti a Piazza San Marco le grandi navi, con il turismo da crociera, impedendo ovviamente, come è giusto che sia, sin da subito, cioè dal 1 gennaio 2015, il passaggio delle grandi navi davanti a San Marco. Queste sono state le due, il lavoro che è stato fatto. Abbiamo anche detto che bisogna ragionare in prospettiva e quindi l'ipotesi anche nel lungo periodo del valorizzare tutto il sistema portuale e delle città intorno a Venezia, il sistema della laguna, e quindi mi sembra che si sia fatto un ottimo lavoro e si sia finalmente dato, dopo tanto tempo, perché un conto è fare un decreto. Un conto è dire che le grandi navi non passano più davanti a Piazza San Marco fino a che non si individua una soluzione alternativa, e un conto è individuare la soluzione alternativa, perché fino a che non si individua quelle passavano. Quindi mi sembra che il risultato e il segnale che abbiamo dato sia un altro segnale positivo. Grazie. Bene, allora a questo si aggiungono il decreto della pubblica amministrazione e il decreto competitività, che come sapete sono stati approvati in questi giorni, proprio in queste ultime 48 ore, quindi prego alle domande, il decreto del Ministro Alfano è disponibile per le domande. Prego.
Ministro, no, volevo chiedere se in questo provvedimento o in altro provvedimento è previsto un obbligo per i club di calcio di restringere la capienza dei settori degli stadi in modo da renderli più facilmente controllabili, e l'altra cosa è se effettivamente tra diciamo i comportamenti punibili con DASPO, come lei ricordava a proposito del razzismo, ci sono anche i cori, diciamo, razzisti nel senso di rivolti a, che ne so, tifoserie meridionali da parte di altre tifoserie, se il razzismo è inteso non solo nei confronti di stranieri ma anche di abitanti di altre zone d'Italia. Allora, prima domanda, quella sulla segmentazione dei settori, io rispondo che fa proprio parte degli accordi raggiunti con le società dalla task force. Prevede la segmentazione dei settori con l'obiettivo di non togliere alcunché al comfort e di garantire maggiore sicurezza. È ovvio che una migliore segmentazione degli stadi implichi una maggiore possibilità di controllo, quindi le società sono state chiamate e si sono accordate con noi, quindi è un impegno che hanno preso con noi a segmentare, quindi dando più piccoli spazi per ciascun settore, a segmentare gli stadi meglio, e questo è un obbligo. Noi abbiamo come odio razziale ovviamente immaginato purtroppo la replica di cori antisemiti, di scritte, di vicende che investano la razza e non il campanilismo nord-sud del nostro paese, ovviamente. Questo appartiene ad altra questione, sulle quali comunque noi attraverso l'osservatorio abbiamo l'obiettivo di effettuare un monitoraggio costante con una nostra azione anche di pressing oltre che di collaborazione con le società per evitare che anche questo succeda. Bene, altri? Prego. Sì, Landucci, l'agenzia Reuters. Avrei una domanda per il ministro Lupi su Alitalia. Vorrei sapere se le risulta che esista nell'accordo appena stipulato una clausola di lock-up, e se sì, per quanto tempo, per gli azionisti italiani. Glielo chiedo a lei proprio perché Poste, che fa parte di questa partita, è controllata dallo Stato italiano. Noi abbiamo più volte ribadito che l'interesse del governo per quanto riguarda l'accordo, lo sviluppo della nostra compagnia di bandiera era sull'asse strategico, perché il sistema paese ritiene che il sistema aeroportuale italiano e la compagnia di bandiera sia un asse strategico di questo paese. Non abbiamo assolutamente in questi 8 mesi mai voluto che ci fosse una partecipazione da parte dello Stato, e quindi o contributi di aiuti di Stati diretti o indiretti, e però abbiamo fortemente sottolineato che era fondamentale che i soci italiani partecipassero e credessero innanzitutto al progetto industriale, alleandosi, perché la sfida era ormai internazionale, con un grande partner industriale ormai internazionale, perché la sfida è sul mondo. Air France ritenne di non... bontà sua di non sottoscrivere l'aumento di capitale quando si fece il primo aumento di capitale, e questo ha liberato la possibilità di ricercare nuovi partner nel mondo, e si è raggiunto questo accordo con Etihad. Per quanto mi risulta, l'obiettivo è il pareggio di bilancio nel 2017, alla fine del 2017. Mi risulta che in particolare le banche abbiano detto che una volta raggiunto il pareggio di bilancio sono interessati a non fare gli azionisti come industriali, ma a tornare a fare il loro mestiere, che è quello di fare le banche. E quindi dopo il pareggio di bilancio hanno già dichiarato l'interesse, raggiunto il pareggio di bilancio, di poter andare sul mercato e verificare l'acquisto da parte di altri soci. Deve rimanere la caratteristica, perché altrimenti è quella che noi avevamo detto, che devono essere soci comunque italiani o comunque europei, perché la regola dell'Europa mi sembra una regola assolutamente non solo fondamentale, ma in cui noi crediamo, perché non è che ce la sta imponendo, noi ci crediamo fortemente. Grazie, prego. Sono Claudia Fusani, si sente? In questo momento non ho il giornale preciso perché l'Unità non è, diciamo che non esce, però sto lavorando lo stesso. Volevo fare una domanda sull'immigrazione.
I centri, quanti diventeranno i centri per appunto per chi richiede lo stato di come si chiama? Di asilo. Esatto, asilo. Ecco, quanti sono adesso, quanti diventeranno e che tempi in questo modo ci potrebbero essere d'ora in avanti per avere il permesso? Noi abbiamo fin qui avuto 10 commissioni per valutare la esistenza di un diritto all'asilo politico o allo status di rifugiato. Ne abbiamo avute fin qui. Abbiamo rilevato che con l'afflusso dei rifugiati o comunque dei richiedenti asilo la permanenza nei centri si è fatta troppo lunga perché lo Stato non era in grado di dare una risposta, un sì o un no. Se scappi da guerre o persecuzioni ti accogliamo perché siamo una democrazia ed un paese civile, se no vuol dire che sei entrato clandestinamente nel nostro paese cercando di dirci una cosa che non era vera e ti rimpatriamo. Abbiamo deciso di passare da 10 commissioni a 20 con la possibilità di arrivare anche a 30 sezioni se sarà necessario. Quindi abbiamo più che raddoppiato i tempi, ed è questo l'obiettivo, e poi abbiamo fatto un patto con i comuni e le regioni per aumentare i posti disponibili relativamente al sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati per avere l'obiettivo, per centrare l'obiettivo di non fare gravare su singoli comuni o su singoli territori un peso eccessivo, ma una distribuzione che consenta con l'accordo degli enti locali una gestione più ordinata di tutto quanto attiene al sistema, voglio ribadirlo, dei rifugiati e dei richiedenti asilo. Bene, grazie. I tempi si raddoppieranno e anche più del raddoppio, questo è il nostro obiettivo, dei tempi, di velocità. Si dimezzeranno, sì. Bene, grazie a tutti. Si raddoppierà la velocità.